A Genova per Vola Genova 2004, una serie di esibizioni in attesa poi del clou nel tardo pomeriggio con le frecce tricolori. Siamo insieme a Fabio Repetto, organizzatore con l'Aero Club, presidente dell'Aero Club che ha appunto organizzato questo evento. Mi sembra già che il tempo ci abbia premiati e poi però comunque sia queste esibizioni, le prime che abbiamo avuto modo di vedere, già hanno dato spettacolo. Certo, l'obiettivo, più che uno spettacolo è una dimostrazione. Il nostro obiettivo non è fare una cosa solo e spettacolare, ma anche spiegare con operazioni spettacolari quello che comunque normalmente le forze dello Stato fanno per tutti noi. Attualmente è in atto una dimostrazione per la Guardia Forestale di uno spegnimento di un incendio, no? Cioè un elicottero che viene a raccogliere l'acqua di mare e che poi spargerà sul fronte dell'incendio. È un po' una forzatura, perché il Corpo Forestale lavora sui monti e nei laghi, quindi qua fa una dimostrazione come se fosse in un lago, che pescaggio d'acqua per lo spegnimento di incendi. Però le operazioni sono le stesse e quindi ce le dimostrano anche sul mare. Però purtroppo, e qui non c'è bisogno di spiegarlo, è una scena che vediamo d'estate più volte: vigili del fuoco, corpo forestale, gli stessi Canadair che praticamente vengono a raccogliere l'acqua per poi gettarla sul fronte dell'incendio. Quindi questa è una scena che già in molti purtroppo hanno visto, speriamo di non doverla vedere anche quest'estate. Certo, noi qua la possiamo vedere molto più da vicino, perché di solito lo fanno in zone lontane dal pubblico. E un'altra cosa, è un modo per dare la possibilità agli equipaggi e alle capacità dei vari reparti di dimostrare le capacità operative. Allora, tra poco invece ci sarà un'altra esibizione, possiamo già dire di chi è, un privato questo, vero? Sì, è un privato, è un pilota privato italiano, che ex militare, che vola sugli aeroplani di linea, quindi è un comandante di aeromobile, che per sport ha un aeroplano suo, e questo aeroplano è un aeroplano tutto italiano, della SIAE Marchetti, è uno degli aeroplani acrobatici più invidiati della produzione italiana. Lo vedremo tra poco, non anticipiamo ancora nulla. Paola, a te. Eccomi, sono in compagnia di Paolo Dore, presidente della Camera di Commercio di Genova. Insieme al nostro ospite stavamo commentando la bella giornata, le esibizioni, quindi grande evento per Genova che naturalmente, Odone, calamiterà molte presenze. Sì, effettivamente è una delle tante manifestazioni che si stanno svolgendo a Genova. Direi che il lavoro fatto comincia a dare dei grossi risultati. Voglio ricordare la partenza del Giro d'Italia, che è stato addirittura un'apoteosi, e il fatto che Genova finalmente sia sui circuiti nazionali e internazionali e che venga apprezzata da tutti i nostri visitatori. Molti turisti, ha qualche cifra che riguarda le presenze, come stanno andando? Ma dunque, non sono ancora dati definitivi, però si può dire che per il mese di aprile l'incremento è stato fortissimo, varia tra un 17 e un 20%, direi che il numero di presenze, quindi estremamente significativo e incoraggiante. E Genova 2004 è una vetrina che piace moltissimo, è piaciuta molto, è vero, anche a Mario Monti, il commissario europeo. Che cosa è capitato? Sì, Mario Monti era nostro ospite d'onore di Genova, ha ricevuto la laurea honoris causa alla facoltà di giurisprudenza, ma ha anche partecipato a quel grande convegno sul commercio internazionale promosso dall'ALCE, sponsorizzato a Camera di Commercio, e mi ha chiesto durante la cena di gala di parlargli di Genova. Forse l'ho entusiasmato, allora mi ha chiesto il giorno dopo con sua moglie di poter fare un giro in città, ed è stato entusiasta. Abbiamo girato 3 ore, abbiamo girato dai Caruggi più piccoli e più interessanti alle grandi strade come via Garibaldi. Qualche inquilino di via Garibaldi ci ha incontrato per strada e ha aperto il suo splendido palazzo per riceverlo, fargli vedere che cosa c'è dentro a questa città, dove i nostri antenati hanno saputo portare degli straordinari artisti che adesso sono sulla bocca di tutti e che riempiono questo contenitore straordinario. E devo dire che la sua opinione, quella della moglie, è stata entusiastica, e credo che il buon risultato è che ritorneranno ancora.
Beh, Genova è bella, Genova piace tantissimo. Paolo Done, presidente della Camera di Commercio, rimarrà con noi tutta la giornata aspettando chiaramente le frecce tricolori. Adesso la linea viene restituita a Davide Lentini. Sì, noi stavamo vedendo questa esibizione particolare, come c'era già stato preannunciato, di questo comandante Giuseppe Liva a bordo di questo SM25 con una acrobazia dietro l'altra, la sua. Credo che le immagini siano fin troppo eloquenti di quello che è riuscito a fare, appunto alzandosi in volo con questo suo aereo, davvero qualcosa di particolarmente affascinante e spettacolare. Tra poco invece ci sarà l'esibizione dell'aeronautica, anche qui una dimostrazione particolare con un mezzo aereo HH3F, una esibizione dell'aeronautica militare, vedremo che cosa appunto riusciranno a fare in volo. Ancora ripeto, se è possibile, vediamo se io riesco a raggiungerlo per farci spiegare un po' meglio che cosa sta succedendo. Ripeto, allora, abbiamo visto questa esibizione particolarissima di questo comandante che è riuscito a fare delle acrobazie in volo spettacolari. Sì, ma questo, oltre che un comandante, è un ex pilota delle frecce tricolori, quindi ha esperienza acrobatica, è una passione che non lo ha lasciato quando ha lasciato le frecce e le continua con un aeroplano tutto italiano. Quanto ci vuole di addestramento, di preparazione per riuscire a fare queste cose quando si è lassù in cima? Ci vuole. Ecco, intanto questa figura come si chiama? Allora, questo è un looping, quello che è un po' sfogato, cioè un mezzo looping, nel senso il looping è quello che si chiama giro della morte in tecnica, però l'ha fermato a metà e ha girato l'aeroplano, quindi ha mischiato più figure acrobatiche. Infatti quello che differenzia un pilota da un altro è il programma, che è un insieme, un concatenamento diverso delle varie figure acrobatiche. Diciamo, quanto tempo ci vuole, quanto addestramento ci vuole per riuscire a fare queste figure? Beh, molto, è come uno sportivo. Come uno sportivo che scia, che per allenarsi e dare il meglio si continua ad allenare, quindi non c'è limite. Da qui ci vuole un'ottima conoscenza anche della macchina, però. Esatto, infatti l'aeroplano è il suo e quindi lo conosce come le sue tasche. Quindi... Questo invece che cosa sta facendo? Qui che sta... Questo è un po' un tipo volo folle, cioè sembra un aeroplano impazzito, in realtà è tutto controllato. Ma quando si è lassù con la testa all'ingiù, che cosa si prova? Beh, ci sono delle problematiche, nel senso che quando la gravità aumenta in certe figure o diminuisce, questo fa pesantire il nostro peso a bordo e quindi si ha un effetto di schiacciamento che qualcuno ha provato nelle montagne russe probabilmente quando arriva in fondo, e amplificato a 5-6 volte quell'effetto. Quindi ora ci sta salutando probabilmente. No. Sta ancora divertendo un po'. Sì, si diverte. Farà un programma, penso, di una decina di minuti. E ripeto, questo è un aeroplano tutto italiano, progettato da italiani, costruito da italiani. E ne sono stati acquistati molti dagli americani proprio per fare, perché per acrobazie è molto istruttivo. D'altronde è anche l'aeroplano che utilizza l'aeronautica militare come primo addestramento dei propri piloti, prima di passare i velivoli più grossi. Quindi da lì si parte praticamente? Da lì si parte. Questo aeroplano infatti è l'aeroplano di partenza della carriera aeronautica. Particolarmente maneggevole a questo punto. Sì, chi è andato in esposizione l'ha visto da vicino, era quello tutto arancione nello stand dell'aeronautica militare. Bene, allora noi adesso ci fermiamo un attimo, grazie, ripeto ancora, l'avremo lungo tutta questa nostra diretta come compagno di viaggio, ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità.